l'invasione sovietica in Afghanistan. Mi ricordo la prima vignetta che facemmo al Male, c'era uno tristissimo che diceva è la fine dell'Afgano nero. Fortunatamente non era proprio la fine dell'Afgano nero, però è vero che si era aspettato con questa invasione. I sovietici erano entrati con 500.000 uomini in Afghanistan, e questa è una delle ragioni per le quali io sono convinto che oggi come oggi poi è ancora assurdo pensare di controllare l'Afghanistan con 10.000 militari, ma infatti controllano al massimo Kabul e i dintorni di Kabul, già che se fossero a Ghazni oppure nelle città del sud già non controllano più niente. In certe zone c'è il controllo come c'era una volta al nord dei Tagiki, che hanno le loro zone, ma in realtà ognuno controlla le zone sue, i Pashtu le zone sue, i Tagiki le zone sue, gli Uzbeki le zone loro, i signori della guerra stanno tutti allo stesso posto, compresi quelli che abbiamo conosciuto noi, cioè è incredibile, praticamente stanno tutti là. E vabbè, detto questo, all'epoca questa invasione aveva creato una frontiera, diciamo così, di lotta all'imperialismo sovietico che passava per le montagne dell'Afghanistan. Allora mi ricordo, mi telefonò Savic per dire guarda c'è Bukowski, Vladimir Bukowski, che è a Parigi, ti voleva vedere, perché io avevo già fatto la Pravda falsa, avevamo fatto con Savic, alle Olimpiadi di Mosca, ero stato gli unici occidentali a essere presenti perché gli americani non erano andati. In queste Olimpiadi di Mosca aveva fatto il falso della Pravda che annunciava già lo scioglimento dell'Unione Sovietica, col titolo né Unione, né Sovietiche, né socialiste, solo repubbliche, e c'era la spiegazione, ti assicuro, a leggerla oggi, che poi abbiamo ripetuto su te, dello scioglimento delle nazionalità, no? Che poi è stata la fine dell'impero sovietico vero, quello che è accaduto dopo. Ovviamente non potevamo sapere attraverso quali percorsi questo succedeva, quindi c'erano sempre delle spiegazioni un po' fantastiche. Sulla cosa andammo a Parigi da Bukowski e mi dico facciamo un falso di Stella Rossa, perché è inutile facciamo un altro falso solo per raccontare delle cose, facciamo un falso di Stella Rossa che è il giornale delle forze armate sovietiche e lo portiamo ai soldati, perché sennò che lo facciamo a fare per leggercelo noi, quindi andiamo in Afghanistan eccetera eccetera. Quindi entusiasta dell'idea Vladimir, Savic che mi dà una mano eccetera, abbiamo cominciato a cercare di trovare i soldi. No, ma devi sempre affrontare questi grandi imperi senza una lira, e questa è la cosa allucinante. Cioè per noi il problema è sempre i primi 10.000 dollari, no? Allora come raggiungere i 10.000 dollari? E siamo riusciti a farci dare 10.000 dollari dai francesi di Actuel e 10.000 dagli spagnoli di Interview. Così abbiamo fatto 20.000 dollari di vendita di diritti. I diritti di questo giornale invece, che era Stella Rossa, Krasnaya Zvezda, che abbiamo scritto naturalmente in italiano e poi in russo con Savic, eccetera, eccetera, dove il racconto era come questa famiglia di cuochi aveva cucinato l'impero sovietico con una loro pozione, i fratelli Chonkin avevano praticamente addormentato tutto il potere, gli ufficiali, i soldati prendevano il comando della situazione, fraternizzavano con i mujahideen, fine della guerra, tutti a casa, sciolta l'Unione Sovietica, solito, no? Perché poi il meccanismo caduta di quello, insomma, forse li mandiamo nello spazio gli ex dirigenti, che ne faremo, no? Tutti illudi, o meglio, alcuni pensano che il mondo sarà più felice il giorno che potremo processare Bush, no? O noi potevamo pensare a processare Andropov o Brezhnev prima ancora. Ma in realtà se noi ci trovassimo nella condizione di processare Bush, lo dovremmo perdonare. Ci avremmo già vinto la guerra mondiale, che cazzo è? Se c'è Bush prigioniero, mo il problema è fare il processo, ma che te ne frega? È finito, capito? Come ti posso dire? È una proiezione immaginaria che affida alla dimensione penale una soluzione che non è quella, il nostro problema non è punire il signor X o il signor Y, capito? Visto che è di cambiare l'intero mondo, se vogliamo, l'intera struttura della società. Vabbè. Comunque facemmo allora questa cosa del falso e poi andammo in Afghanistan, in Pakistan prima, con Savic, perché poi c'era il problema di depistare il KGB, se no ci facevano proprio fuori. Non c'era mediazione. Era una delle cose che sparavano in testa, capito? Allora si trattava di fare anche un depistaggio, così siamo andati lì abbiamo fatto finta di stampare il giornale in Pakistan, sempre clandestinamente ma pensando di essere spiati, quindi come orientando i servizi segreti russi su una tipografia pakistana che in realtà stava facendo libri coranici, quindi era coperto da qualsiasi sospetto. Insomma un po' di depistaggio così, e soprattutto abbiamo incontrato le varie organizzazioni della resistenza afghana e poi alla fine... in Pakistan, questo a Peshawar,
E poi lì siamo riusciti alla fine intanto a metterle d'accordo, a spiegare che noi stavamo portando un giornale in russo, perché loro non lo capivano il russo, no? Si vedeva il soldato che spezzava il Kalashnikov, però glielo dovevamo raccontare, in russo glielo dovevamo raccontare, meno male che c'erano alcuni disertori sovietici che ci aiutavano. Dopodiché lì siamo riusciti in qualche modo ad avere l'accordo, e credo sia l'unica volta nella storia, di tutte le organizzazioni della resistenza afghana. E poi ci fu questo comandante invece, Abdulhak, che adesso è morto poco prima, mentre scoppiava l'ultimo attacco a Bin Laden, ai talebani. Lui è stato beccato dagli arabi di Bin Laden e ucciso adesso, insomma, tre anni fa. Insomma, Abdul perse una gamba, poi liberò la cosa, insomma, ha avuto una lunga storia di combattente. Un eroe nazionale adesso, viene considerato come Massoud, capito? Massoud è il capo tagico e Abdul Kaker è il grande capo, ancora suo fratello, hanno ammazzato lui, un fratello, un altro fratello, ma un altro fratello è comunque sempre ministro, cioè è una famiglia di combattenti. Comunque Abdul Kaker ci accompagnò tutta una spedizione di mujahedin a piedi, naturalmente, per arrivare fino a Kabul a distribuire questo giornale ai sovietici. No, i sovietici non ci avrebbero mai potuto considerare dei giornalisti, ci avrebbero fucilato sul posto, questo per dire, lei ha rischiato la galera, no, qualcosa di più. Eravamo vestiti da afghani, no? Perché se no ti vestivi all'occidentale venivi beccato a 100 km di distanza. Così, visto da un aereo, da un elicottero, noi eravamo un normale gruppo di pastori afghani, dall'alto si vedevano delle persone con i turbanti, e alla fine siamo arrivati da nord e da sud su Kabul, dove è avvenuta una distribuzione rilevante, insomma, di copie. Non glielo potevi dare a mano adesso. Come facevate? No, noi l'attaccavamo, lo lasciavamo, come le copie che adesso si vedono, Leggo, Metro, City, quei giornali gratis, no? Li lasciavi al mercato, così un po' si faceva un attacchinaggio murale di notte, e poi quando questi uscivano dalla caserma trovavano i pacchi dei giornali. Quindi i giornali vedevano Stella Rossa e se lo pigliavano, capito? Come fosse un normale giornale. Dopodiché è chiaro che si accorgevano che era un falso. Però, per quanto un falso, certo, per quanto un falso integrale, perché non era un finto giornale e basta, no? C'erano pure le notizie, fino a Fidel Castro che si era tagliato la barba, insomma, c'era di tutto. Praticamente abbiamo anticipato il processo di Ceausescu di 8 anni, credo, perché aveva rubato al popolo rumeno. Aveva imbrogliato sulle forniture di pane, le carni. E comunque c'era tutto questo racconto, quindi dopodiché, siccome il giornale l'avevano trovato in Afghanistan, alcuni soldati l'avevano dato agli ufficiali, insomma, quelli hanno fatto i loro rapporti, sì, erano passati già un bel po' di giorni, noi poi siamo andati via, siamo rientrati in Pakistan, e contemporaneamente però c'erano altri gruppi che stavano andando in Cecoslovacchia, Germania Est e Unione Sovietica, sempre a distribuire Stella Rossa anche nel territorio madre, cioè nella madre patria sovietica. Per cui a questo punto i russi hanno pensato che, cioè praticamente hanno pensato che fosse ancora più grande quello che stavano facendo, e si sono veramente preoccupati. E infatti uscirono due pesantissimi articoli, uno su Stella Rossa e uno sulla Letteraturna Gazzetta, che ci attaccavano come questi falsificatori che stavano calunniando le cose della lotta del popolo sovietico per la civiltà, agenti di Reagan, di tutto ce n'hanno detto. Però la cosa fantastica è che dicevano che non è vero che ci sono dei gruppi pacifisti che si stanno organizzando, non è vero che i marinai del Baltico hanno fatto questo, non è vero che i soldati sono contro la guerra. Nel dire questo praticamente davano la notizia del nostro fatto. Cazzo, ma articoloni, si sono cascati in pieno. Poi io gli risposi naturalmente, dice, ma no, cari compagni. Da chi gli rispondevi? Da Frigiderio, a quel punto da Frigiderio. Firmavi Frigiderio? Sì, Vincenzo Sparagna, beh, ormai eravamo rientrati, insomma. Potevamo dire, ma parliamone, noi non siamo d'accordo col vostro sistema di merda, siete dei compagni, parliamone, si è preso per culo. E comunque questa cosa ha fatto sì, noi avevamo distribuito un po' di migliaia di copie, che avremmo potuto influenzare qualche centinaio dei soldati sovietici, non lo so, 1000, però loro l'hanno ripreso in 2,5 milioni di copie, e quindi l'hanno saputo tutti i soldati in tutta l'Unione Sovietica, pure le truppe d'occupazione in Germania Est, capito? E tutti hanno detto, cazzo, se Stella Rossa ci dice che non è vero, sarà vero.